Allora, siamo con Carlo Tempioni, centrocampista del Pro del Marcenise. A mio avviso, Carlo, sei stato sicuramente uno dei migliori in campo. Oggi 0-0 con Monopoli, partita che si sapeva sarebbe stata dura. Raccontaci un po' come hai visto il match. Diciamo che loro si sono chiusi molto dietro, difendevano in 7 e attaccavano in 3 nella migliore delle ipotesi. Poi comunque abbiamo cercato di andare sulle fasce, purtroppo Cito non abbiamo potuto sfruttare giusto perché si sono molto, diciamo, chiusi al centro e purtroppo il gol non è venuto, poi tutto il resto vinda sì. Carlo, purtroppo mercoledì è una sfida importante con il Matera, non ci sarai, c'è stata questa ammonizione, oggi eri in diffida, ora i tuoi compagni andranno ad affrontare sicuramente una delle corazzate più forti del girone H, prima Matera e poi Taranto, cosa ci aspetta in questa settimana? Mi dispiace di non andare a Matera, però comunque noi dobbiamo pensare solo a lottare partita dopo partita, poi è ovvio che tutte le partite sono difficili, vedi il Monopoli, non ha affrontato le altre squadre come ha affrontato noi, quindi di conseguenza sarà sempre dura e niente, dobbiamo pensare solo a lottare, poi tutto il resto dobbiamo stare tranquilli. Carlo, se vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che comunque nonostante il nostro pareggio casalingo la classifica non si è mossa, il Brindisi ha pareggiato in casa col Francavilla, il Matera ha pareggiato col Metapontino, il Taranto riposava, quindi tutto sommato è rimasta intatta la classifica oggi. Sì, diciamo che forse il Matera e il Brindisi non me l'aspettavo, diciamo che non vincevano, quindi è andato molto bene per noi, peccato di non essere riusciti a vincere, purtroppo in casa le abbiamo vinte quasi tutte, togliendo San Severo, niente, ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo alla prossima.